questa cosa. Non so, lei diceva poco fa di questi grandi eventi simbolo come Paolo VI che ha incontrato Atenagora, poche settimane fa Papa Francesco ha incontrato il patriarca russo Kirill. Però ci sono stati anche altri momenti che sono importanti nel discorso della vicinanza, dell'unità tra cattolici e ortodossi e tra cattolici e altre chiese. Per esempio la visita del Papa alla chiesa pentecostale, quella che venne fatta credo 2 anni fa, e poi quella sempre del Papa alla chiesa valdese di Torino. No? Ecco, sono dei momenti importanti che non sono solamente delle attività di pubbliche relazioni e che poi fanno uscire dei comunicati stampa e delle notizie, ma questi sono dati fondanti, perché l'avvicinamento è molto importante. Poi sono anche state molto belle e intense, molto vere le parole di Papa Francesco nei confronti, certo, quando le hanno chiesto un'opinione sull'incontro col patriarca Kirill. Lui ha detto: io ho lasciato fare, ho semplicemente lasciato che il tempo passasse, e poi tutto questo è successo. Ecco, la necessità, certo, del tempo c'è stata, oggi invece forse bisogna forzarlo un po' questo tempo. Indubbiamente, sì, sì. Indubbiamente. Ecco, chiarivo una cosa che mi sta a cuore di quello che lei ha detto, cioè nell'insieme di questa positività di questi incontri impensabili solamente 40 anni, 50 anni fa, il Papa in una chiesa valdese o in una chiesa pentecostale, erano cose inimmaginabili. Nella positività di tutto questo movimento, di tutto quello che sta accadendo nei rapporti tra i cristiani, io ravviso però, proprio per amore della verità, proprio per avere questa piena consapevolezza delle cose che si stanno vivendo, che i due eventi, questa serie di eventi, incontri con gli ortodossi, incontro con riformati, valdesi, pentecostali, hanno due valenze per certi aspetti simili, però anche notevolmente diverse, perché nel caso di questi contatti con i riformati indubbiamente c'è la consapevolezza di un comune battesimo. La radice teologica di questi incontri è questa: siamo tutti battezzati, siamo tutti incorporati nel corpo di Cristo, abbiamo una fratellanza talmente forte che ciò che ci divide è di limitata significanza rispetto a quello che ci unisce, che è l'essere uniti al corpo di Cristo tramite il battesimo. Ma con gli ortodossi c'è molto di più. C'è la consapevolezza di partecipare all'unico mistero della Chiesa indivisa, perché gli ortodossi hanno in comune con noi non solo il battesimo, ma hanno in comune tutti gli altri sacramenti, hanno in comune l'Eucaristia, ad esempio. E come ci ricorda il Concilio Vaticano II, l'Eucaristia è quella che costituisce la Chiesa. Dove c'è l'Eucaristia, il corpo di Cristo validamente celebrato, presente, celebrato e consumato dai fedeli che di esso si nutrono, qui l'unione è a uno stato quasi di perfezione. L'unico tratto che manca a questa perfezione è il fatto di non poterla condividere, perché allo stato attuale i cattolici si comunicano nelle chiese cattoliche e gli ortodossi nelle chiese ortodosse, non possono scambiarsi questa ospitalità eucaristica, come oggi si dice. Mi scusi. Il diaframma della divisione, che è quel diaframma che non consente ancora la piena comunione. Però quando io mi comunico nella Chiesa Cattolica, sono sacramentalmente unito agli ortodossi che si comunicano nelle loro chiese. Enrico Morini, lei ha poco fa dato una definizione importante sulla quale vorrei ancora soffermarmi per qualche istante, ovvero la ospitalità eucaristica, che detto così può creare anche dei fraintendimenti. Lei l'ha già spiegato. Certo, è un termine che a me non piace, ecco. Io l'ho usato perché è un termine ormai corrente nel, certo, linguaggio ecumenico, no? Ecco,
L'ospitalità eucaristica spesse volte consiste, lo dico semplicemente, mi corregga se per caso sbaglio, ma semplicemente dedicandosi a delle veglie di preghiere dove ognuno ha il suo spazio, e in questo che consiste l'ospitalità, no? I cristiani, gli ortodossi, i cattolici, gli ortodossi e così via, a volte i valdesi e altre confessioni religiose, però sembra più una serata di incontro fino a se stesso che in effetti un passo avanti. Ecco, l'ospitalità eucaristica forse ha bisogno di qualche cosa di più fondante, di più sostanza. Guardi, il termine ospitalità eucaristica, nel termine tecnico proprio in cui io l'ho usato, con tutte le riserve che ho espresso sulla congruità di questo termine, che sembra riduttivo, ospitalità è un'espressione brutta, però significa proprio tecnicamente comunicare all'Eucaristia, cioè non solo, non tanto pregare insieme, quella è un'altra cosa, ma ospitalità, cioè il cattolico che partecipa a una celebrazione eucaristica di una chiesa che non è la sua, che non è la cattolica, e si accosta all'Eucaristia, e viceversa un ortodosso che si accosta all'Eucaristia in una chiesa. Quella proprio ospitalità eucaristica vuol dire proprio questo. Ecco, il fatto della preghiera, un dato che quello che lei stava appunto dicendo mi suggerisce di dire, proprio mi è venuto in mente mentre lei parlava, cioè che va chiarito che è un aspetto, se vogliamo, paradossale, cioè il momento della preghiera in comune. Adesso si moltiplicano le veglie ecumeniche, soprattutto nella settimana di gennaio, quella dedicata tradizionalmente all'unità dei cristiani. In queste veglie di preghiera si trovano appunto membri di varie cattolici, protestanti, talvolta, sottolineo il talvolta, ortodossi, eccetera. L'aspetto paradossale è proprio questo, che quando cattolici e riformati si incontrano, il pregare è una cosa spontanea, se c'è questo desiderio dell'unità nel cuore. Per cui viene lo stesso Papa, quando ha visitato la Chiesa Valdese, la Chiesa Pentecostale, si è arrivati tutto questo, anche la Chiesa Luterana mi sembra che abbia visitato a Roma, c'è proprio un momento in cui tutto questo è in un contesto di preghiera comune. Con gli ortodossi le cose sono molto diverse, o perlomeno con alcune chiese ortodosse, perché gli stessi ortodossi su questo punto non sono unanimi, perché la chiesa ortodossa ha dei canoni che proibiscono la preghiera con gli eretici. Di conseguenza, il fatto che ci sia o non ci sia negli incontri interreligiosi tra cattolici ed ortodossi, intercristiani per meglio dire, un momento o no di preghiera dipende da come l'interlocutore ortodosso ritiene la Chiesa cattolica. Esempio, il Patriarcato di Costantinopoli non ha nessuna remora a pregare insieme. Lo stesso incontro di Paolo VI a Tenagora nel 64 a Gerusalemme si concluse con la recita del Padre Nostro. Così successivamente le visite di Atenagora, poi degli altri patriarchi a Roma, dei papi Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco a Costantinopoli, si sono svolte in un momento di preghiera comune, in una vera e propria celebrazione liturgica che non arrivava all'Eucaristia, ma chiaramente si fermava prima, ma si fermava la preghiera, importantissimo questo elemento. Invece altre chiese, come la Chiesa greca e la stessa Chiesa russa, non consentono la preghiera comune. Vi sarete accorti, tutti quelli che hanno seguito l'incontro di Francesco col patriarca Kirill, non c'è stato un momento di preghiera comune. E quando Giovanni Paolo II andò ad Atene ed incontrò l'allora arcivescovo Cristodulo, ci fu uno scambio di discorsi all'Areopago, ci fu una grande fraternità, i due capi di chiese si abbracciarono, adesso purtroppo sono defunti tutti
e due, sia Giovanni Paolo II che l'arcivescovo Cristodulo, ma non ci fu un momento di preghiera comune. Per cui l'aspetto paradossale, soprattutto se voi fate riferimento a ciò che ho detto poco fa, nell'intervento precedente che ho fatto, due chiese che hanno in comune tutta, hanno in comune l'Eucaristia, che si arricchiscono reciprocamente, perché come dice il Concilio Vaticano II, ogni celebrazione eucaristica degli ortodossi arricchisce di spiritualità, arricchisce di energia, di grazia la Chiesa Cattolica, e ogni celebrazione dell'Eucaristia nella Chiesa Cattolica arricchisce di grazia la Chiesa Ortodossa. Eppure paradossalmente in questa situazione anche dire un Padre Nostro insieme fa problema. Ecco, Enrico Morini, il Padre Nostro può essere un problema, ma vorrei ancora restare proprio su questi problemi di espressione. Se il Padre Nostro può diventare un problema, per esempio una delle preghiere più complesse, quella del credo, no? Può diventarlo, certo, ancora di più, la famosa questione del filioque, no? Che procede dal padre, dal figlio, ecco. C'è il figlio questa, dentro, nel esatto, credo. Certo. Questa potrebbe essere una questione semplicemente lessicale, si potrebbe porre rimedio in maniera anche molto molto semplice, ma anche qui la semplicità ha una sua grande difficoltà, forse ancora di più che nelle altre preghiere, perché qui sta veramente una differenza di pensiero mica da poco. Certo. Se posso, guardi. Dunque, indubbiamente, però il credo è il punto dolente nei rapporti tra le due chiese, perché c'è questa particella che è stata inserita, come si dice chiaramente, proprio il mio testo, adesso non per farne pubblicità, ma proprio a un capitolo, nel primo capitolo tratta, credo, nella maniera distesamente, o perlomeno in cui mi era consentito nella brevità dello spazio, di questa questione del filioque. Ne delineo la genesi, le motivazioni alla base di questo cambiamento. Comunque, ecco, è stata un'inserzione che la Chiesa Cattolica ha fatto nell'undicesimo secolo, all'inizio dell'undicesimo, la Chiesa Romana, perché altre Chiese occidentali l'avevano fatto prima, ma la Chiesa Romana l'ha inserito all'inizio dell'undicesimo secolo. Ed era un dato pertinente alla sua teologia sin dall'epoca dei padri latini. Tutti nella Chiesa occidentale hanno sempre ritenuto che la processione dello spirito nell'intimo della vita trinitaria, nella sua relazione d'origine, venisse congiuntamente dal padre e dal figlio, mentre invece i padri greci avevano un'altra visione teologica della vita trinitaria, ritenendo che fonte della divinità fosse, nell'ambito della triade divina, fosse unicamente il padre. Ora, questa è una differenza teologica. Siamo davanti, questa è l'opinione che io esprimo a piene lettere nel mio testo, pur sapendo che anche in ambito cattolico non è da tutti universalmente condivisa. Comunque, siamo davanti, a mio giudizio, a due legittime specificità teologiche delle due chiese, che per mille anni non hanno assolutamente impedito la piena comunione. Come dice il Concilio Vaticano II in uno dei suoi testi più innovativi, nel decreto sull'ecumenismo, mi pare Unitatis Redintegratio 17a, ma non giuro sul numero, ma il testo, il documento è quello, dice che le due chiese devono valorizzare il pluralismo disciplinare, il pluralismo liturgico, spirituale, e dice anche pluralismo teologico. Cioè, la teologia che cos'è? La teologia è il modo in cui si esprime la verità rivelata. La teologia non è il dogma, la teologia è la strada attraverso la quale si arriva al dogma. Ora, mentre il dogma è la fede, e questa deve essere assolutamente unica, le vie attraverso le quali ci si arriva possono essere diverse.
E allora io credo che per mille anni si è vissuto in questo clima di pluralismo teologico. Poi a un certo punto, proprio per